spettacoli. Quest'anno invece presentiamo un festival. E qual è la differenza rispetto all'anno scorso? L'anno scorso, come vi ho detto, appunto erano 5 spettacoli che hanno visto la partecipazione di importanti compagnie sovrane. Quest'anno c'è una profonda differenza e si presenta in forma di festival non soltanto perché saranno 4 giornate con 3 appuntamenti al giorno e quindi con 12 eventi, ma perché si porterà proprio un progetto di teatro pubblico popolare per eccellenza che vedrà anche la promozione di nuovi lavori teatrali e il coinvolgimento anche di giovani artisti. Il festival quindi promuove nuove produzioni di ricerca. Partiremo il 30 luglio e concluderemo il 2 agosto. Il 30 di luglio avremo con noi il numero meraviglioso Marta Proietti Ortella e Noise Pose, quindi sarà un cabaret di alto livello accompagnato anche dalla musica. Un'altra novità è che quest'anno il teatro si pone come uno strumento che promuove anche altre arti e quindi la musica, e non soltanto la musica ma anche la letteratura e la poesia. Martedì 30 luglio avremo anche una serata notturna. Abbiamo pensato quest'anno di dare spazio alle 21.30 a spettacoli di teatro popolare, un teatro che può coinvolgere tutta la piazza senza distinzioni di età, e invece di un teatro più intimo la notte, aperto naturalmente sempre a tutti, perché l'importanza è che questo è un festival popolare per eccellenza, perché tutti gli eventi sono gratuiti. Ha un tipo di teatro sociale dove il disagio è visto sotto diversi aspetti. Avremo con noi anche l'onore di ospitare l'associazione Sardegna in Palestina, e ci sarà Alessandro Congedo che porterà un monologo da lui scritto che ripercorre quella che è la questione palestinese, a dare testimonianza che il teatro può permettere veramente di affrontare con serietà e profondità questioni sociali. E poi luce sul fondo, alle 21.30, l'ultimo spettacolo di teatro popolare per eccellenza era l'Avventura Teatrale Permanente, che a Santa Maresi è stata 3 anni. Su questo vorrei aprire una parentesi molto importante. Questo festival nasce perché a Santa Maresi 3 anni fa è nato un laboratorio che ha coinvolto 9 persone. All'inizio abbiamo mosso i primi passi, ma questo laboratorio ha dato la forza di credere che qui a Santa Maresi si poteva riprendere un'antica tradizione di teatro che esiste, e non vorrei sbagliarmi, dal 1983, con un viaggio in Italia, un festival di livello nazionale. L'abbiamo fatto togliendo spazi ad altre manifestazioni, ma molto volentieri. Siamo stati invasi a Santa Maresi dal gruppo della Cernita Teatro. È stata davvero una cosa positiva. Abbiamo fatto una riflessione con gli altri miei colleghi amministratori, con gli uffici, e abbiamo visto che tutti si sono prodigati al massimo per ottenere, per far sì che la gente che andava a vedere gli spettacoli fosse un po' come a casa propria. L'amministrazione, tutti i funzionari dell'amministrazione, i dipendenti dell'amministrazione che collaborano per far sì che questa manifestazione abbia da farsi, e abbia anche da farsi con successo, perché sicuramente è importante, a differenza degli anni 80, l'approccio che stiamo avendo nei confronti di questa manifestazione. Gli anni 80 vedeva una rassegna calata da una rassegna nazionale, quindi vedeva noi come fruitori e spettatori, non magari riuscendo a coinvolgere anche nel più profondo delle famiglie, dell'intimo, del paese, quindi a scovare quegli aspetti che nascosti che potevano venire fuori invece con un progetto come questo, che parte da proprio da un progetto sociale, un progetto del paese, il coinvolgimento di una piccola compagnia teatrale, da questo, perché partiva con dei finanziamenti nazionali, regionali o anche comunali, che avevano sicuramente esistevano, con compagnie famose che invadevano, bello perché invadevano anche in modo molto anticipato rispetto ai tempi del nostro paese, però che veniva vissuto un po' in maniera staccata. Per noi adesso stiamo partendo invece strutturandoci bene come organizzazione, stiamo strutturandoci bene con il progetto del laboratorio teatrale. Questo secondo me è il valore aggiunto che avrà questa rassegna, che
che potrà dare a questa rassegna lunga vita. Perché è chiaro, l'intenzione nostra è dare una continuità e abbinare al festival, al teatro, quindi in generale tutti quegli elementi della cultura che non sono fini a se stessi, non sono per un'elite, infatti le piazze aperte le abbiamo per quello, non si pagherà, fare in modo che tutti si possano comunale che sa cogliere il valore della cultura, dell'investimento, della cultura, dell'investimento nelle produzioni culturali, al di là di quello che molto spesso anche con molta superficialità si fa, e cioè di predisporre una sorta di fruizione di beni culturali, magari esaurire l'impegno, diciamo così, nel settore cultura in questa nicchia ristretta, insomma, è anche, come dire, limitativo e anche a mio avviso fuorviante rispetto a quelle che possono essere invece le potenzialità di un impegno nella cultura, come in questo caso appunto nel jazz e nel teatro, che nell'antica Grecia, dove il teatro è sorto, scusate se faccio un salto, però andare a teatro era obbligatorio, nel senso che al teatro davvero riconosciuto una funzione sociale estrema di crescita civile che veniva imposto ai cittadini di recarsi a teatro. Anzi, addirittura c'erano dei fondi pubblici per consentire anche a chi non aveva la disponibilità di pagare il biglietto di poter andare a teatro. Io poi addirittura sono di Madainas, quindi sono della zona e sono molto contenta che il teatro finalmente sia arrivato qui. Io ho fatto il mio percorso, insomma, iniziato a Cagliari col teatro, sono arrivata a Perugia, insomma, ho girato un po' e finalmente, insomma, finalmente il teatro è a casa e spero che sia un'esperienza che possa andare avanti e insomma, proseguire sempre di più negli anni. Quindi speriamo, ringraziamo il comune che ci dà l'opportunità e speriamo di coinvolgere anche i paesi insomma, vicini di casa. Non solo Masainas, ma noi, cioè, probabilmente tutti sanno che siamo di San Giovanni, quindi la Cernica raccoglie un po' tutti i dintorni di Carbonia, e non Carbonia e il Sulcis. Per noi a questa età entrare nel teatro fare cultura, tenere la mente sveglia, e cioè, poi metterci alla prova con i giovani è una cosa sempre molto, molto bella, molto viva, ci tiene veramente vivi lo spirito e ci viene la voglia veramente di andare avanti, di continuare anche nonostante la nostra età, che non è più giovane. Noi ringraziamo Monica che ci accoglie, ci ha accolto e siamo felici. Non sono la sola che fa parte del gruppo di San Giovanni, siamo in parecchi. Siamo in parecchi e con questo volevo dire. Grazie. Il teatro è un veicolo molto importante, tremendamente importante. Il nostro amico ha ricordato come fin dai tempi antichi era così apprezzato che ne facevano quasi un obbligo, paradossalmente un obbligo, perché si potesse crescere, perché veramente l'espressione, la condivisione veramente di ognuno di noi stessi, questa interazione ci portava veramente a vivere la vita perché come andrebbe vissuta. E allora il teatro, devo dire che in questo periodo in cui mi sono avvicinato attraverso il laboratorio che Monica ha portato qui a Sant'Anaresi, non fa altro che accrescere veramente a livello proprio. Lui, Paolo parlava di Eto Beppe, così sembrava assorto, così in effetti stavo sentendo me stesso a livello molto profondo, a livello non tanto fisico, ma quanto c'era una sorta di elettroni che danzavano dentro di me, così che ero contento di essere in questo contesto, di sentir parlare una giovane come Gloria, così veramente che esalta così questa riunione, questo entusiasmo, così, e soprattutto mi fa piacere molto, piacere che sia il prima cittadino, così, non perché voglia fare retorica, ma perché è veramente è molto importante che questa cosa venga sentita anche da questo ambito così molto importante. E io sono veramente contento adesso. Grazie a tutti. Il teatro ha un ruolo importante, fondamentale per la cultura, per la crescita, per il tipo di vita che poi qualcuno, perché attraverso il teatro poi ci sono proprio spaccati di vita quotidiana, ci sono tante questioni che è più facile trasmettere col teatro che magari
rinchiuderci in una stanza e parlare. Le iniziative che questo paese sta mettendo in piedi, ecco, stanno prendendo un piede, quello che manco che li conoscerà, sono talmente tali che immaginate che noi abbiamo adesso la compagnia teatrale, mi sembra strano che non ce ne sia già una parallela. Abbiamo un gruppo forte e ne è nato subito un altro, va un coro, ce ne sono tre. Abbiamo un'associazione, sono solo quelle blindate che non ci possono essere due prolocco, ma ci sono associazioni parallele. Ecco, tutte queste cose che apparentemente hanno un sapore di divisione, io le reputo un qualcosa di crescita, nel senso che è di libertà, ognuno all'interno delle sue esperienze può reputare necessario staccarsi dalla realtà e farlo da solo, quindi è già una crescita per me, da solo tutti i confronti. E normalmente quando c'è queste cose qualcuno non va avanti, poi si confronta con la realtà vera, si confronta con le difficoltà del momento, però questo paese facendo queste iniziative, portandole dalla base, ha sicuramente migliorato il sistema paese, che è diventato critico, ma anche nei confronti dell'amministrazione, dei tempi, delle cose. Ma tutto questo è una ricchezza che questo paese ha, la interpreto come qualcosa di fondamentale e positivo per crescere e raggiungere quel sistema paese che io chiamo da sempre, importante per far crescere i nostri figli. Io sono sicuro che la generazione dei nostri figli avrà sicuramente dei risultati diversi dalla nostra.